Telecom Italia, informazione gratuita. Attenzione, il numero selezionato è inesistente. Telecom Italia, informazione gratuita. Attenzione, il numero selezionato è inesistente. Il suo cervello era distrutto, praticamente irrecuperabile, per cui ogni sua funzione vitale era pressoché nulla. E lei lo ha salvato? Sì. Come, professor Duval? Facendogli che cosa? L'imputato è capace di intendere e di volere. L'imputato è capace di intendere e di volere. È capace di intendere e di volere. L'imputato è capace di... È capace di volere. Intendere e di volere. È capace di intendere e di volere. Di volere, volere. Intendere e di volere. Io non ti accetto, Harry. Mi fai orrore. Oh.
Ma che cosa volete mai che io faccia, che vi mostri, che vi dica? Esperimenti, rivelazioni, racconti trascendentali, apporti, dialoghi con spiriti intelligenti, pitture, confidenze, eccetera, eccetera. Insomma, tutta la gamma delle mie sofferenze. Dopo tanto tempo non ho costruito nulla in voi, ho soltanto colmato molte ore della vostra noia. Le mie parole cadono nel vuoto del nulla, di tutto il nulla, che nutre il vostro cervello, condizionato dalle esigenze di una materialità alla quale, ammetto, non vi è dato sottrarmi, ma almeno un piccolo tentativo avreste pur potuto farlo, quello di muovervi verso di me, o almeno verso le cose altissime che mostro a voi ciechi. Qualche volta mi consolo, pensando che forse quando si tacerà la mia voce, il ricordo di me vi aiuterà a vivere il tempo che vi resterà. Viverlo meglio, ossia viverlo con la consapevolezza che tutto quanto fu mia intenzione apprendervi era un ordine, era ad un ordine che obbedivo, ad un istinto che rispondevo. Io, morente, offrivo la vita a coloro che già erano, come me, prossimi a scomparire nel nulla. Su 100 milioni di uomini ce n'è uno solo che saprà tramandare la ragione che non è segreta della creazione.